La Cavese torna in vetta alla classifica giocando la più bella partita dall'inizio del torneo. Non era facile riprendersi dopo la scoppola di Siracusa, ma contro la Vibonese di mister Di Maria, la Cavese per la prima volta dimostra di essere una squadra da vertice, chiudendo i conti nella prima fazione di gioco ed amministrando in scioltezza il doppio vantaggio nella ripresa. Con il montaggio di Alfonso Ceruso passiamo alla gara. La Cavese imposta bene la partita nella prima frazione di gioco, attaccando subito la tre quarti avversaria. Al nono si porta subito alla conclusione con Varriale, che involatosi sulla sinistra entra in aria e tira a rete, ma Patti intercetta e mette in angolo. Al decimo gli Aquilotti passano, De Rosa se ne va in contropiede sulla fascia destra e in prossimità del vertice dell'area grande effettua un tiro cross che, appena intercettato da Cuomo, entra in porta per l'1-0. La Cavese potrebbe raddoppiare al tredicesimo con Giannattasio, che, servito da Cicerelli con un tiro da buona posizione, trova pronto Barbieri alla deviazione in angolo. Al diciassettesimo i metelliani reclamano per un calcio di rigore non concesso dall'arbitro. Giannattasio entra in aria e viene atterrato da Castaldo, ma per il signor Moro è tutto regolare. Il calcio di rigore l'arbitro invece lo concede al ventisesimo alla Vibonese per atterramento di Crucitti ad opera di Sabatucci, che nell'occasione viene anche ammonito. Dagli 11 metri calcia Cosenza, che si fa ipnotizzare da Conti, il quale para bloccando a terra la sfera e salvando il risultato. Gli ospiti provano a ristabilire le sorti dell'incontro al trentunesimo con Crucitti, ma il suo tiro esce di poco a lato. La Cavese cerca il gol della sicurezza e al 33esimo ci prova con Ausiello su assist di Giannattasio, oggi uno dei migliori in campo per gli Aquilotti, ma il tiro del mediano metelliano esce di poco a lato. La Cavese al 35esimo perde il capitano De Rosa per infortunio, al suo posto entra il neoacquisto Puntoriere. Di lì a poco arriva il raddoppio per i metelliani, difatti al 41esimo Sabatucci in aria ribadisce a rete un primo tiro di d'ancora respinto con un braccio da un difensore. 2-0 e gara a sicuro per la Cavese. Il primo tempo si chiude col doppio vantaggio degli Aquilotti. Nel secondo tempo la Cavese amministra doppio vantaggio con scioltezza e senza patemi d'animo, facilitata anche dalla scarsa vena in attacco delle punte vibonesi. Al 58esimo Giannattasio entra in aria e crea scompiglio, poi mette al centro per D'Ancora, che si fa anticipare da Scoppetta al momento del tiro. Tuttavia la vibonese dimezza il passivo nei minuti finali, segnando all'86esimo la rete della bandiera con Allegretti, abile a sfruttare un errore di Galullo che svirgola la palla. 2-1 e gara riaperta in piena zona Cesarini. Troppo pochi però i minuti a disposizione dei calabresi per raddrizzare la partita. La Cavese resiste, dopo 4 minuti di recupero il signor Moro manda tutti sotto la doccia. Domenica per la Cavese trasferta in quel di Frattamaggiore, per gli uomini di Longo un altro esame difficile per confermarsi leader del girone.